Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti e benvenute al webinar del giovedì del progetto Acqua e Territorio di fronte al cambiamento climatico. Come molti di voi già sanno, questo progetto è un progetto di formazione rivolto ai giovani amministratori, giovani inteso come giovani di età, perché è aperto ai giovani sotto i 35 anni, ma anche giovani di esperienza, quindi alle nuove nomine. Naturalmente, avendo scelto la modalità online, apriamo la possibilità di partecipare anche a tutti, gli amministratori di qualunque età e qualunque esperienza, soprattutto perché parliamo di temi abbastanza, diciamo, innovativi come quelli ambientali, per cui riteniamo molto importante la partecipazione di tutti. Allora, il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito di un bando per le politiche giovanili ed è stato presentato dalla Città Metropolitana di Torino con le strutture delle politiche giovanili e dell'ambiente, delle risorse idriche, e da ANCI Piemonte e dai comuni referenti per i rispettivi contratti di fiume e di lago, che sono i comuni di Avigliana, Rivalta, Lanzo, Piverone, Vigone, Villarpellice e Volvera, che ringraziamo per il supporto che hanno dato al progetto. Questa sera, la professoressa Voghera del Politecnico di Torino, porterà una relazione, una lezione, dal titolo Il fiume al centro della pianificazione e della progettazione territoriale. Quindi un argomento assolutamente molto importante, soprattutto rispetto al tema dei cambiamenti climatici che sono alla base di questo progetto. Io ringrazio tutti. Anzi tutte, perché è femminile lo staff, le collaboratrici dello staff per l'organizzazione del webinar, in particolare Lara Graziano di ANCI Piemonte, alla quale a brevissimo lascerò la parola, e le colleghe Claudia Rossato, Luna Tognoni, Emanuela Sarzotti ed Enrica Gaggero della Città Metropolitana di Torino. Ringrazio ancora tutti, buona lezione, lascio la parola a Lara Graziano. Grazie Gianna, buonasera a tutti, benvenuti anche da parte mia. Io sono appunto Lara Graziano della segreteria di ANCI Piemonte. Vi lascio solo qualche informazione tecnica prima dell'inizio del webinar. Vi ricordo che potete scriverci utilizzando il box domande o il box chat che trovate sui vostri dispositivi. Potete porci delle domande per avere un supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma e cercheremo di darvi un riscontro immediato. Potete anche scriverci delle domande nel merito dell'intervento della professoressa Voghera e noi raccoglieremo le vostre domande e poi daremo spazio alle risposte in conclusione. Potete anche prenotarvi per un intervento a voce cliccando sulla mano alzata virtuale e in questo caso vi daremo la possibilità di intervenire a voce abilitandovi il microfono in modo da avere un confronto diretto, uno scambio diretto a voce. Vi ricordo poi, in ultimo, il prossimo appuntamento per giovedì 8 ottobre dalle ore 18 su metodi sostenibili di gestione e manutenzione del territorio. Saranno esempi pratici e interverrà il professor Alberto Dotta. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e a questo punto lascio la parola alla professoressa Angioletta Voghera del Politecnico di Torino. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui presenti e per l'occasione di poter discutere con voi di una serie di temi. Chiedo scusa perché ho un riflesso, mi dà un po' fastidio. Alcuni temi importanti per la pianificazione e la progettazione territoriale. Premetto che io sono un urbanista che lavoro dal Politecnico di Torino e nella mia ricerca i temi della pianificazione con attenzione alla valorizzazione del sistema fluviale, delle sponde, della biodiversità
e alla valorizzazione del paesaggio, e più in generale, non solo quello di Fiume, sono sempre stati al centro della mia attività, di studio e di ricerca. E quindi questi saranno i temi, che, cercherò di trattare con riferimento anche alla situazione normativa. Dobbiamo dire che, con la nuova situazione legislativa e con riferimento al decreto 152 del 2006, la gestione delle risorse idriche è cambiata e i piani di bacino sono diventati piani di distretto che accorpano più bacini e soprattutto si assume nella definizione della salvaguardia delle risorse fluviali e soprattutto nel coinvolgimento delle diverse responsabilità e dei diversi attori che vivono, rivieraschi, che vivono lungo il fiume, una maggiore attenzione per la necessità di una lettura ecosistemica del territorio e delle acque volta a inserire le tematiche della mitigazione del rischio ed integrarle con temi più generali di gestione e fruizione delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche. Quindi il tema del fiume da tema di carattere settoriale legato a una pianificazione di settore è diventato uno dei temi centrali di riflessione non solo da parte dell'autorità di distretto che ha sostituito l'autorità di bacino, ma anche da parte dei comuni per la definizione di una strategia di pianificazione di carattere generale con valore ambientale, intersettoriale e multilivello. Accanto alla trasformazione dei piani di bacino, possiamo ricordare ai comuni e molti comuni certamente del territorio metropolitano e piemontese, ma anche sono molti comuni coinvolti a livello nazionale, ci sono circa 250 contratti di fiume attivi nel territorio nazionale, e quindi questo tema, questo strumento infatti è stato anche recepito dal decreto 152 del 2006 come uno strumento di supporto alla programmazione strategica e negoziata dei territori che sono coinvolti da una stessa risorsa idrica. Accanto al riconoscimento legislativo di carattere nazionale, abbiamo ormai, data la numerosità di questi strumenti, un ampio riconoscimento anche da strumenti di natura diversa. I contratti di piume, infatti, oggi sono consolidati sia dal punto di vista metodologico che operativo. Pensiamo non solo ai piani di bacino di distretto, piano territoriale delle acque, piano territoriale re regionale, il PSR, il PPR, quindi la pianificazione e le politiche regionali d'area vasta riconoscono questo strumento come uno strumento essenziale per lo sviluppo locale partecipato e per promuovere la valorizzazione sostenibile del territorio. È nato anche un osservatorio nazionale che fa da coordinatore delle esperienze esistenti e da promotore di questo strumento che è essenziale anche per l'adattamento al cambiamento climatico, lo vedremo successivamente. In Piemonte sono stati introdotti dal piano di tutela delle acque, avevano come obiettivo la salvaguardia delle acque e degli ecosistemi, quindi toccando alvei o sponde e aree perifluviali, di definire lungo le sponde di un fiume usi del suolo compatibili e anche pressioni insediative compatibili, in questo la responsabilità dei comuni è rilevante, e anche di promuovere comportamenti sociali e culturali di sensibilizzazione rispetto alle risorse idriche, che sono strettamente coerenti con l'introduzione all'articolo 10 dei contratti di fiume. Il contratto di fiume non è da intendersi come una complessificazione della gestione del territorio, non è un ulteriore livello di pianificazione, ma è da intendersi come un metodo, e questo la Regione Piemonte l'ha fortemente condiviso anche nelle linee guida per i contratti di fiume, un metodo di governo del territorio che può essere utile a costruire strategie integrate, ma anche regole e azioni condivise perché nascono dalla partecipazione anche degli attori istituzionali, dei comuni, talvolta anche della popolazione, delle associazioni che vivono in un determinato territorio, per definire un sistema di progettualità per valorizzare l'ambiente, il paesaggio e
incidere anche sullo sviluppo socio-economico all'interno di un bacino idrografico. E quindi in questo senso sono uno strumento che nasce da indicazioni e può essere utile per dare attuazione alla direttiva acque e che può essere ampiamente utilizzato, data la sua natura negoziale e con una forte propensione al coinvolgimento degli attori territoriali per comporre i conflitti e interessi locali, far dialogare e quindi mettere d'accordo su scelte e strategie e far anche dialogare diversi strumenti delle politiche a diversi livelli, della programmazione regionale con quella di città metropolitana piuttosto che con quella locale, per progettare meglio il proprio territorio, il proprio paesaggio con attenzione a tematiche di carattere ambientale, quindi per la valorizzazione ambientale del territorio. Ed è uno strumento efficacissimo per costruire attraverso il piano d'azione di cui si compone strategie e regole condivise per il progetto. Vedremo degli esempi che ci dimostrano come è stato capace nel territorio piemontese e abbiamo anche altri casi a livello nazionale di costruire progetti locali e d'area vasta per riuscire a mettere in sicurezza il territorio di un fiume, valorizzare la qualità delle acque, promuovere la biodiversità e l'integrità ecologica delle fasce fluviali e valorizzare i paesaggi del bacino fluviale, quindi toccando i grandi macro temi della fragilità del territorio e della qualità delle acque con quelli del miglioramento dei nostri ecosistemi e della qualità di vita ed anche della fruizione di un territorio. Pensiamo al tema della fruizione dei paesaggi. E quindi sono un metodo importante per progettare anche i paesaggi locali nell'area vasta come alla scala locale, perché possono essere utilizzati come metodo per condividere progetti e azioni locali, indirizzando la progettualità dei territori. Quindi le idee che le amministrazioni hanno possono essere messe a sistema con le idee delle amministrazioni vicine, prossime, quelle che condividono lo stesso sistema fluviale, e per definire visioni territoriali ampie, che legano grandi temi, il turismo, la difesa delle sponde, la qualità delle acque, ma anche la valorizzazione, anche paesaggistica e architettonica di alcuni sistemi di beni. L'esempio più calzante di questa attività è quello sviluppato con la collega Ingaramo sul master plan del Sangone. A valle del processo di un contratto del contratto di fiume è stato definito un master plan d'area vasta attraverso anche il contributo di studenti di architettura, di agraria, di biologia, quindi attraverso un grande lavoro interdisciplinare che poi io e la mia collega abbiamo sistematizzato nella visione che potete vedere, che ha offerto alcuni spunti per la trasformazione del territorio locale, dando indicazioni coerenti ai piani regolatori con il piano territoriale di coordinamento provinciale, dando indicazioni e vedremo come per variare i piani regolatori e per la progettazione locale, toccando tutti i grandi temi legati alla qualità del territorio, alla sua sicurezza e alla qualità della vita dei cittadini. Se guardiamo le pratiche a livello nazionale, possiamo dire che l'aspetto più rilevante è l'inclusività, il tentativo di includere i soggetti, gli attori del territorio, ma anche talvolta le popolazioni, di integrare tematiche e forme di finanziamento, è anche uno strumento per costruire e trovare dei finanziamenti per rendere operativa le progettualità dei territori e per orientare la pianificazione e la programmazione. È stato uno strumento di politica territoriale, è stato uno strumento per progettare territori anche ampli laddove si sono trovati finanziamenti a partire da questo strumento. Quindi è vero che talvolta stenta da trovare l'efficacia, sono 250 i casi nel territorio nazionale, non tutti hanno la stessa efficacia, ma laddove è stato efficace ha portato dei benefici ai territori. Se guardiamo i contenuti, forse possiamo dire che non tutti, come quelli sviluppati nel nostro territorio, e in particolar modo l'esempio del Sangone, ma anche quello della Stura che vi farò vedere dopo, sono stati capaci di rendere le azioni espresse in forma di strategia, in forma scritta e condivise,
farle diventare un progetto, e quindi non sono così territorializzate in un master plan che rende visibili le azioni ai diversi comuni e consente anche di capire dove ci sono conflitti e difficoltà che possono emergere. E quindi questo è un aspetto, secondo me, rilevante. Spesso c'è una debolezza degli strumenti di valutazione strategica e di monitoraggio degli esiti. Sono strumenti che si caratterizzano come molti piani, per un'attività di conoscenza, per la consultazione dei cittadini, e questo forse è l'aspetto principale, perché sono un contratto, no? Un'azione che si basa su un contratto degli attori del territorio che ratificano e decidono insieme di portare avanti un piano di azione che definisce obiettivi, strategie, ma anche talvolta modalità di azione e soggetti che sono responsabili di tali azioni, e che se ha un master plan può suggerire anche ai comuni e ai territori delle azioni da mettere in campo e da di far diventare progetto. Se penso proprio all'esempio del Sangone, che può essere uno di quelli più significativi, è riuscito a definire una strategia per l'intero territorio del fiume, ma che non si muove solo lungo le sponde, ma trasversalmente, toccando tutti i luoghi più problematici e più importanti, i valori del territorio, nella struttura ampia, no? Entrando trasversalmente rispetto al territorio, definendo una strategia complessiva che ha riprogettato anche sponde e manufatti che mirava a garantire la valorizzazione anche socio-economica del fiume, perché quando tu connetti aree, oggetti, sistemi, costruisci le condizioni per valorizzare alcuni luoghi e per promuovere lo sviluppo anche socio-economico, fruitivo, legandolo ad altre strategie, alle strategie legate ai paesaggi eccellenti, ai paesaggi UNESCO, qui vediamo nell'esempio Stupinigi, alle aree protette, individuando destinazioni d'uso, aiutando a individuare nell'area vasta le destinazioni d'uso coerenti con le esigenze di sviluppo, e anche definendo dei possibili progetti di trasformazione e di innovazione sostenibile del territorio, talvolta anche arrivando a definire delle modalità per riprogettare alcuni luoghi, definendo alcune tipologie per l'azione territoriale. Penso uno degli esiti forse più interessanti per amministratori pubblici è aver promosso, aver suggerito e aver consentito al Comune di Bruino, qui si parla del lontano 2013, di immaginare uno scenario di realizzazione della rete ecologica locale, ancor prima che fossero definite le norme e le indicazioni strategiche programmatiche relative alla costruzione della rete ecologica provinciale, e penso al metodo promosso dall'ENEA, che ha consentito a questo comune di riconoscersi in quel territorio e di immaginare con il nostro supporto di promuovere una variante e uno scenario strategico basato su concetti urbanistici innovativi come la perequazione territoriale, ma soprattutto che mirava a ridefinire complessivamente il territorio e a costruire e a mettere in rete alcuni luoghi strategici, l'area naturale vicino al canale Sangonetto, che è un luogo che è importante nella rete ecologica sovralocale, e ha consentito anche di immaginare la riqualificazione di alcuni beni, per esempio il castello, ma anche la valorizzazione del territorio rurale, e ha definito per la tutela del paesaggio e soprattutto la gestione quotidiana del paesaggio anche delle regole, un regolamento, alcune regole collegate al regolamento di polizia rurale per consentire, agevolare la manutenzione del territorio anche dal punto di vista ecologico a lungo termine. Quindi un piano regolatore che ha assunto le indicazioni e ha fatto proprie alcune delle indicazioni che emergevano nel contratto di fiume.
contratti di fiume oggi sono importantissimi anche in relazione all'adattamento al cambiamento climatico, ce lo dice la stessa strategia nazionale, ma anche il piano di adattamento per prevenire rischi, per garantire la deframmentazione degli ecosistemi, assicurare una gestione sostenibile dei territori e dei paesaggi e quindi sono uno strumento importantissimo di mitigazione, di adattamento, di controllo delle emissioni e delle vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici per ridurre gli impatti rilevanti sul clima. E quindi sono uno strumento che consente di agire localmente per mettere in campo quelle azioni globali che sono state definite a livello internazionale dall'accordo di Parigi agli UN Sustainable Goals e molti degli accordi internazionali che in questo momento occorre mettere in campo per migliorare il futuro dei nostri territori con un'ottica non legata all'oggi, ma che guarda alle prospettive a lungo termine. Sono stati riconosciuti per il loro valore anche perché, proprio per come sono costruiti, per il metodo su cui si basano, per la capacità di integrare conoscenze, per lo sviluppo di un approccio partecipativo, di mettere in sistema le misure locali con politiche sovralocali e per l'adozione di un'ottica intersettoriale e per aver favorito forme partecipative, questo lo dice soprattutto il piano nazionale. Con città metropolitana, e abbiamo visto tutti gli esempi che abbiamo sviluppato insieme con il contributo, il supporto del Politecnico e del mio gruppo di ricerca alle attività di città metropolitana, uno dei temi più rilevanti è stato, e che è anche più recente, promuovere invece sull'asta della Stura non soltanto un master plan che integra, che mette a sistema, che sviluppa le progettualità dei territori, ma promuovere uno strumento capace di definire delle misure integrate in un'ottica strategica di compensazione ambientale per costruire sul territorio della Stura di Lanzo delle reti verdi e blu capaci di rispondere alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, alla ricostruzione degli ecosistemi, alla tutela e la riqualificazione degli ambienti fluviali, valorizzando la biodiversità, la qualità della vita e promuovendo anche sviluppo del territorio, un processo che parte dal PTC2, che oggi trova riferimento su questo, Città Metropolitana ci saprà anche aggiornare meglio di quanto posso fare io, che trova riferimento non soltanto nelle azioni dei contratti di fiume, ma anche nel catalogo delle compensazioni, cioè nelle azioni in corso legate al Piano Territoriale Generale Metropolitano. Che fonda che si basa anche su principi legati alla compensazione. Il piano delle compensazioni ambientali è importante perché costruisce un quadro di riferimento che lega l'azione compensativa non a visioni localistiche, ma ad una strategia di lungo termine e che, inserita all'interno di un contratto di fiume, diventa più semplice perché si lega la visione ambientale del piano delle compensazioni ambientale e paesaggistica è strettamente legata al processo partecipativo del contratto di fiume e quindi si riesce a rendere operativo e così questo era l'obiettivo principale del piano delle compensazioni. Un metodo, anche se vogliamo, complesso che riconosce il valore ecologico dei territori e quindi si basa sulla rilevanza e sul valore di biodiversità, la loro rilevanza dal punto di naturale e paesaggistica, consente di definire possibili misure di miglioramento e tutela del valore ecologico e paesaggistico per ciascuna delle aree che è stata riconosciuta come di valore secondo tre categorie che tengono conto di una maggiore o minore rilevanza e naturalità, dei territori, presi in esame, e poi la definizione di priorità di intervento. Definizione di scelte di compensazione e poi progettazione di misure di accompagnamento che portano con la realizzazione naturalmente all'aggiornamento del valore naturalistico e quindi consentono per pezzi e per parti in una visione di sistema di migliorare la qualità ecologica del nostro territorio e valorizzare la biodiversità.
piano delle compensazioni è stato sviluppato anche attraverso tesi, attraverso tirocini, alcuni anche post laurea e attività di ricerca di base del Politecnico di Torino e che ha portato anche a una serie di pubblicazioni interessanti e rilevanti a livello internazionale, ma soprattutto per i territori, l'esito più interessante è aver definito sulla base di una lettura del valore della reticolarità ecologica del territorio e quindi del valore di biodiversità di un territorio, aver definito un master plan per un territorio campione, un tassello importante della Stura che in prossimità tra San Maurizio, Robassomero, Caselle, Venaria, Borgano, in prossimità anche del territorio di parchi reali, quindi legato ad un'area naturale protetta, una strategia, un master plan possibile per riprogettare alcuni luoghi del territorio, che tiene conto anche di molte delle progettualità che i territori esprimono. Quindi queste attività non sono pensate, nascono nel contratto di fiume, non sono pensate dalla città metropolitana e dal Politecnico, ma nascono dalla conoscenza dei territori e dalle progettualità e delle esigenze degli amministratori locali, oltre che della cittadinanza. E sono sistematizzati in una visione unitaria e portano ad aree da riqualificare sulla base con priorità massima, media o minima e aree di tutela a seconda del valore ecologico ambientale che hanno questi territori. Naturalmente le aree pubbliche sono quelle su cui si può agire immediatamente, le aree private talvolta necessitano di una variante al piano regolatore per poter trasformare l'uso e avviare il processo di valorizzazione dal punto di vista naturale e paesaggistico. Penso in questo caso proprio ad alcuni esempi di interventi di riqualificazione e di tutela che hanno toccato aree perifluviali, ma anche aree interne al Parco della Mandria che necessitavano di interventi di rinaturalizzazione o rimboschimento nella proposta prevista dal piano delle compensazioni, e aree che completano la rete ecologica lungo i canali, per esempio, che consentono di rafforzare la biodiversità di sistema. Vi facciamo un esempio molto rapido di una porzione di territorio da riqualificare, caratterizzato da laghi di origine artificiale per la pesca sportiva, che con un impianto di trasformazione degli inerti che può essere oggetto di un'azione di trasformazione e di miglioramento di questo sistema ambientale e paesaggistico con un'azione di rinaturalizzazione o aree da tutelare, per esempio le aree umide presso il lago. Ci sono già dei territori prossimi a questo lago di pesca sportiva che hanno già un valore rilevante dal punto di vista della naturalità. Il piano delle compensazioni cosa fa? Le individua e individua possibili azioni da mettere in campo e quindi avvia il processo suggerendo delle progettualità e indicando dove investire le proprie risorse quando si vuole fare una compensazione ambientale che produca un miglioramento complessivo dell'ambiente, anziché invece un intervento di altro genere che ha meno rilevanza dal punto di vista ambientale. È chiaro che laddove si cerca di fare in modo anche che laddove c'è una proprietà privata e una priorità di intervento massimo, si avviano dei processi o di trasformazione del piano regolatore se non c'è compatibilità di uso, oppure si può cercare di mettere in campo prima possibile l'intervento. Altro esempio, sempre nel comune di San Maurizio, è legato a ciò che vi stavo raccontando prima: messa in sicurezza delle aree umide, è un tipo di intervento che può essere attivato come rimodellamento morfologico delle sponde. Alcuni interventi necessitano di acquisizione di aree da parte dell'ente pubblico o di delocalizzazione di attività produttive, cioè alcuni interventi non possono essere immediatamente attuati, ma necessitano di un supporto,
dell'amministrazione locale, di un'azione specifica sia locale d'area vasta per poter mettere in campo la trasformazione prevista nell'ambito del piano delle compensazioni. Quello che ci interessa, al di là degli esempi e delle singole caratteristiche degli interventi che possono essere attivati lungo l'asta dell'Astura, a valle di questa esperienza, è che il piano delle compensazioni è concepito alla scala del bacino e consente quindi alla scala del bacino di innervare, integrare la compensazione ambientale con la valorizzazione del sistema ambientale paesaggistico nel suo complesso. Si basa sulla concertazione e quindi i meccanismi che poi verranno avviati sono basati su scelte che sono state condivise all'interno del contratto di fiume, coinvolgono strategie d'area vasta più comuni e quindi si applica una compensazione di carattere territoriale che consente ai comuni di cooperare a scala sovralocale per il comune interesse di valorizzare un sistema fluviale e sono importanti e necessarie soprattutto in relazione alla maggiore attuatività di queste strategie quando si trovano in relazione con un contratto di fiume che già di per sé, attraverso il suo piano di azione, definisce un quadro strategico condiviso per la valorizzazione dell'ambiente e la definizione delle azioni compensative secondo un approccio integrato sistemico e transcalare, perché consente di legare la scala locale del singolo intervento, della singola variante di piano per realizzare la naturalizzazione di un'area, la sua messa in sicurezza, con azioni di carattere sovralocale legate alla creazione di un sistema per la fruizione del territorio, la valorizzazione della reticolarità ecologica e la messa in sicurezza di un sistema spondale. Quindi sono azioni che nel loro insieme hanno grande rilevanza per i territori e per la qualità di vita. E in questo caso il contratto di fiume è stato lo spunto, no? È stato lo strumento, il metodo che ci ha permesso di avviare questa serie di azioni. Qui ci sono un po' di riferimenti bibliografici che sviluppati negli anni, e vi ringrazio per l'attenzione. Credo che la parte sui riferimenti bibliografici sia quella meno interessante e direi che vediamo se ci sono delle domande. Sì, scusa Lara, ci sono domande perché non stavo. No, per ora non ci sono domande, vi ricordiamo però, appunto, potete utilizzare il box chat per comunicare con noi. Sì, Allora ne approfitto. sono Sì, stata vai un po' pure. veloce. No, volevo magari chiedere anche, prima delle domande, chiedere anche a voi che avete lavorato con me su questi temi, e che conoscete anche molto le dinamiche, perché dietro il contratto di fiume questi esiti, io l'ho sottolineato quando si parla di negoziazione, di concertazione, c'è un grandissimo lavoro delle istituzioni, di città metropolitane insieme ai comuni, per costruire ogni singolo tassello, ogni singola progettualità nell'area vasta come in quella locale. E quindi forse per i comuni che conoscono il contratto di fiume non è nuovo questo sforzo, ma per gli altri potrebbe essere un po' e potrebbe essere importante conoscere che significato ha per le amministrazioni, anche dal vostro punto di vista. Sì, infatti, grazie Angeletta. Io infatti avrei approfittato proprio del momento di attesa delle domande che speriamo che arrivino, ma soprattutto perché è un'occasione, penso, per i partecipanti per proprio poter porre dei quesiti direttamente alla professoressa, e anche per un confronto, nel senso che magari poi io ho visto nell'elenco dei partecipanti che ci sono ovviamente diversi referenti dei contratti di fiume e di lago, quindi magari se i comuni che non fanno parte dei contratti di fiume vogliono avere magari qualche dritta ulteriore, ma anche sulle singole progettazioni fatte nei contratti di cui ha parlato la professoressa Voghera, può essere l'occasione anche per sentire, come dire, il parere proprio degli stessi che seguono le stesse progettazioni nei contratti di fiume. E io infatti volevo approfittare perché chiaramente questo è un po' il nostro argomento principe rispetto alle attività che svolgiamo come risorse idriche in città metropolitana, e quindi appunto, come diceva la professoressa Voghera, i contratti di fiume sono veramente degli strumenti che riteniamo
aver dato comunque dei frutti veramente interessanti, a fronte di uno sforzo chiaramente davvero, davvero rilevante, ed è il motivo per cui non tutti i territori della città metropolitana hanno un contratto di fiume, perché il nostro sogno, la nostra ambizione sarebbe senz'altro stata quella. Ma una volta avviato un contratto di fiume, è una sorta, quando funziona, cioè nei casi in cui funziona di più, ma devo dire che fortunatamente in quasi tutti i nostri territori dei contratti di fiume ci sono soggetti particolarmente attivi che trainano poi più di altri il processo. Però, come dire, quando inizia il processo diventa poi una sorta di vortice, perché si cominciano a sviluppare delle progettazioni che poi, come dire, ne trascinano delle altre. Allora, per chi ovviamente non lo sa, i contratti di fiume in Italia non sono strumenti finanziati tout court, cioè non hanno dei finanziamenti immediatamente correlabili e correlati, ma sono strumenti proprio che, dopo aver definito il quadro di azione, condiviso dal territorio, identificato dal territorio stesso, i fondi poi li vanno a cercare. Cioè, questo è un po' il processo, la parte anche forse più faticosa, diciamo, che cerchiamo di portare avanti con le risorse anche umane abbastanza scarse che ci sono. Per questo motivo, negli ultimi anni non abbiamo più avviato nuovi contratti di fiume come città metropolitana, cioè come coordinatori, diciamo, come nel caso dei primi avviati, ma abbiamo necessariamente, ma probabilmente anche opportunamente, lasciato spazio e parola agli stessi attori territoriali, quindi ad esempio a quei territori che autonomamente hanno deciso di attivarsi e portare avanti un contratto di fiume. Quindi, per esempio, il territorio del Chisola è uno di questi casi, perché si è attivato autonomamente, i comuni si sono messi autonomamente insieme, hanno firmato un protocollo d'intesa e hanno dato avvio. Chiaramente noi siamo stati e siamo a disposizione come supporto, perché non sono processi semplici, non sono processi così schematizzabili per cui si segue semplicemente la linea di qualcun altro. Ogni contratto di fiume ha le sue peculiarità, le sue difficoltà specifiche, le sue criticità specifiche territoriali, per cui può prendere una direzione o un'altra a seconda anche degli stessi attori territoriali. Però tutto questo, come ha detto giustamente la professoressa Voghera poco fa, ha una valenza molto importante, sia di comunicazione, cioè di aumento della consapevolezza di questi territori, quindi dei comuni e degli attori che vivono questi territori, delle criticità dei propri territori, perché non è così semplice, non è detto che anche chi vive un territorio sia consapevole in modo così chiaro di quali siano poi maggiormente le criticità o di quali siano invece, ad esempio, i valori e le valenze di un territorio che si possono portare in valorizzazione, ma anche di essere, di avere, come dire, di essere investiti, diciamo, del ruolo di aree pilota. Cioè, come ha spiegato la professoressa, alcune progettualità che poi si stanno espandendo a tutta la città metropolitana, come esattamente il FU, Piano delle Compensazioni, FU, nel senso che è iniziato così nella Stura di Lanzo, che adesso appunto sta, grazie a questa esperienza col Politecnico fatta proprio nel contratto di fiume, che è stato un po' appunto un terreno pilota, proprio perché in questo territorio, così come negli altri dei contratti di fiume, c'erano comuni che già si stavano abituando a lavorare insieme molto di più che in altri territori, perché poi è una questione anche di abitudine, di prassi, e quindi è stato più semplice cominciare a sperimentare questo oggetto, diciamo, in questo territorio. Ma adesso, e questo mi preme dirlo perché qui mi interessa tutti i comuni della città metropolitana, stiamo ufficialmente espandendo, diciamo, questo oggetto a tutto il territorio. Cosa intendo? Proprio con il PTGM, come diceva la professoressa, che è redigendo, perché i colleghi stanno
diciamo, portando avanti il progetto del nuovo PTGM, abbiamo deciso, valutato con loro, di inserire una, diciamo, un elemento all'interno del PTGM a supporto delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, che è proprio questo catalogo delle riqualificazioni e compensazioni ambientali, che nasce assolutamente dall'esperienza del piano delle compensazioni che è stato citato prima. Questo perché diamo per scontato che una pianificazione territoriale sovraordinata come la nostra, cioè di area vasta, debba necessariamente includere le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici all'interno proprio delle politiche e dei piani, e abbiamo anche dato, diciamo, per assodato che un aumento della naturalità dei territori, della qualità ambientale dei territori, sia automaticamente a supporto di un contrasto ai cambiamenti climatici. E quindi, sulla base di questo assunto, che comunque non è un assunto che nasce, diciamo, da noi, ma è assolutamente universalmente riconosciuto, soprattutto, diciamo, negli ultimi periodi se ne parla sempre di più, abbiamo pensato che uno strumento di supporto ai comuni stessi, che diciamo, nelle loro attività ordinarie, perché poi normalmente qualunque comune, per piccolo che sia, prima o poi si trova il progetto sul proprio territorio o sul territorio limitrofo, per il quale sia necessario, per esempio, individuare una compensazione ambientale. Abbiamo visto molte volte, vedendo le progettualità, vedendo gli organi tecnici delle opere, che vengono proposte sul territorio da privati o da enti pubblici, quindi dalla strada all'edificio della scuola all'impianto di energia per la produzione di energia, c'è sempre comunque praticamente un impatto sull'ambiente che deve essere compensato con un intervento ambientale. E spesso, troppo spesso, ed è per questo che da anni maciniamo quest'idea, questi fondi che devono essere destinati alle compensazioni ambientali sono troppo difficili da spendere, nel senso che quando va bene vengono spesi in interventi che non sono di compensazione ambientale, che possono essere fondamentali per i territori, perché magari sono di compensazione sociale, sono il tetto della scuola, sono le panchine, che quindi sono comunque interventi fondamentali, ma che non rispettano la natura di quello che dovrebbe essere, cioè non rispettano il fatto di compensare l'impatto che quel territorio ha subito. Quindi un comune che subisce un impatto ambientale perché ha una diminuzione della propria naturalità del territorio, ha tutti i diritti, tra l'altro, di avere degli interventi di compensazione. Dove far ricadere questi interventi di compensazione? Credo sia proprio la parte critica, perché se non si ha già un'idea molto chiara di quali sono le aree o gli interventi dove questi soldi, perché poi si tratta davvero di molti soldi a volte, possano ricadere, si rischia addirittura di non destinarli. E purtroppo si è già anche visto in passato alcune situazioni. Chiaramente se l'attore privato che deve portare avanti un'opera non riceve dell'ente l'indicazione di dove può far ricadere una compensazione, e non la può fare. E quindi è davvero uno spreco di risorse, a volte proprio come dire, quasi un rifiuto, non voluto ovviamente, però di fondi che possono cadere sul proprio territorio. E quindi da questo assunto è nato tutto il progetto, chiaramente col Politecnico, le tesi di laurea, i tirocini, gli approfondimenti della professoressa stessa, la professoressa Voghera, le sperimentazioni appunto su alcuni territori, ma questa cosa assolutamente è nell'intenzione dell'ente di essere inserita a livello di tutta la città metropolitana. Quindi vi anticipo peraltro per i comuni che sono presenti, per gli amministratori che sono presenti, che tra pochissimo, a breve, comunque invieremo a tutti una richiesta di segnalarci quali eventuali aree o interventi ritenete che sul vostro territorio abbiano bisogno o di miglioramento ambientale o in alternativa di tutela
perché ci sono anche situazioni più difficili da vedere, devo dire, nel senso magari per i non esperti in ambiente sono un po' più trasparenti come situazioni, ma non per questo meno rilevanti, non sono riconosciute affatto, nel senso che se non ricado in un'area protetta, in un'area diciamo tutelata per qualche motivo, sono elementi assolutamente lasciati a se stessi. Quindi era per fare semplicemente qualche esempio tra quelli più particolari, no? Che possono esserci sul territorio. Quindi ecco, questo era per anticipare che arriverà una comunicazione e vi chiediamo davvero di segnalarci le valenze. Le metteremo in un catalogo che poi sarà messo ovviamente a disposizione dei comuni stessi. Quindi anche qualora ci fosse la possibilità, per esempio, di partecipare a finanziamenti di riqualificazione dell'ambiente, per qualunque motivo, anche che non sia una compensazione ambientale, avremo già il quadro di quali sono le aree importanti e quali sono anche, come diceva la professoressa Voghera, le priorità sul territorio. Sì, hai fatto un quadro eccellente anche delle attività in corso. Sul tema dei finanziamenti è verissimo che i contratti di fiume sono stati utili per avere altri finanziamenti dalle politiche europee, i fondi strutturali. Penso però che dall'ultimo incontro che abbiamo fatto con il tavolo nazionale legato al premio dei contratti di fiume, forse qualche prospettiva sul piano dei finanziamenti si possa aprire con i recovery plan, perché sono talmente tante le iniziative in corso nel territorio nazionale che pare impossibile che questo tema non rientri, data anche la valenza riconosciuta dallo stesso Ministero dell'Ambiente per contrastare il cambiamento climatico e come base fondamentale per costruire azioni di mitigazione e adattamento. Credo che sia impossibile che non possano avere in questo momento un po' più di finanziamenti rispetto al passato. Quindi auspichiamo che anche i territori possano, non solo i contratti di fiume per sostenere le azioni istituzionali, ma anche i territori possano avere delle risorse aggiuntive proprio per completare quei quadri, quelle visioni strategiche che i contratti di fiume supportano. E quindi sono più speranzosa rispetto al passato. Da questo punto di vista. Sì, anch'io. Auspico veramente che ci sia un po' di movimento da questo punto di vista, perché altrimenti rimane molto più complicato attivarsi. Allora, io vedo, non so se Lara, vedo che non ci sono domande. Sì, confermo Gianna, c'era prima una mano alzata, quindi proverei ad attivare il microfono, della persona che aveva alzato la mano, poi se, non vuole intervenire, può non abilitare il microfono, ecco, tanto era una richiesta. Allora, io le ho dato la possibilità di attivare il microfono a Giovanni Bonino, che comunque ci manda anche la domanda via chat, quindi se non vuole attivare il microfono, non riesce, posso leggerla io. Allora, la domanda è: quali sono le tempistiche per costituire un contratto di fiume? Quali possono essere gli attori che ne promuovono la costituzione? Allora, se guardiamo, poi lascio anche a Gianna, perché è diversa la situazione da regione a regione. A livello nazionale abbiamo una molteplicità di soggetti. Gianna Betta prima vi ha detto che in alcuni norm, nella regione Piemonte e nella città metropolitana l'azione istituzionale a supporto del processo è stata legata, no, a scelte strategiche dell'ente che hanno aperto il processo, l'hanno avviato, l'hanno tenuto vivo e attivo, ma ci sono anche esperienze a livello nazionale in cui si parte dal basso, dalle associazioni del territorio, da cittadini attivi, perché il tema dei contratti di fiume si sta legando al tema dei beni comuni. Penso proprio all'azione di Calabria legata alla costruzione del piano paesaggistico, dove il contratto di fiume, legandosi ai beni comuni, vede una forte presenza della cittadinanza attiva. Ci sono casi in cui sono alcuni comuni che si sono consorziati e hanno poi richiesto
questo l'intervento dell'attore d'area vasta, quindi abbiamo una situazione molto diversificata che discende da regione a regione. È chiaro che vedendo i dati anche dell'osservatorio e le pubblicazioni scientifiche su questi temi, pare che il processo cambi moltissimo da regione a regione e che ci sia realmente un ampio spazio qualora si senta l'esigenza da parte dei territori di aprire un processo e di lavorarci su. L'esempio che vi ha fatto prima la dottoressa Gianna Betta voleva proprio ricordare come ultimamente sono gli stessi comuni a chiedere all'attore d'area vasta di attivare un processo di costruzione di scelte e di attraverso il contratto di fiume. Quindi un ampio spazio per gli attori dei territori se vogliono avviare un processo legato al percorso del contratto di fiume. I tempi sono lunghi perché dalla fase di attivazione poi c'è una fase di partecipazione, poi si lavora sul piano d'azione, poi l'attuazione è ancora più lunga, quindi i tempi certamente non ci si deve scoraggiare nel processo, perché i tempi sono lunghissimi per portare alla firma un contratto. Adesso le medie sul territorio piemontese forse le conosce più Gianna, le medie temporali. Sì, io non vorrei scoraggiare tutti perché con questa allora non parliamo delle medie temporali, diciamo solo che c'è ampio spazio di tutti per poter... Diciamo che, ecco, aggiungo questo, il contratto di fiume non deve essere considerato, almeno in Piemonte in generale, anche per le linee guida regionali, non deve, veramente non ha un orizzonte temporale definito, perché almeno per la nostra esperienza in città metropolitana fa nascere un nuovo approccio alla gestione del territorio, quindi non è tanto la soluzione di criticità puntuali che chiaramente attraverso il contratto di fiume si cerca di risolvere, ma è proprio imparare insieme, cioè trovare un modo per un nuovo approccio di politica territoriale, che vuol dire che se io prima comune non parlavo col mio comune di fianco, ma no, cioè non viene detto in modo sarcastico questo, è, devo dire, molto frequente, ma non per volontà, perché non c'è l'abitudine, non abbiamo niente da dirci, quindi ognuno fa le sue politiche. Diciamo che quando si attiva un contratto di fiume si comincia a abituarsi, è proprio un'abitudine secondo me, più che una volontà, perché la volontà c'è sempre, io non ho mai visto nessuno che non abbia la volontà di parlare col comune di fianco, ma non ce n'è l'occasione, non ce n'è, siamo sempre, tutti sono sempre oberati dalle proprie attività, diciamo del proprio territorio, mentre trovarsi periodicamente intorno a un tavolo per cercare di risolvere insieme le stesse criticità vuol dire creare un nuovo modo proprio di approcciare le problematiche, quindi partecipare per esempio ai bandi di finanziamento insieme, cosa che dà sicuramente maggiori probabilità di finanziamento, ma soprattutto progetti decisamente più integrati che tengono conto delle necessità di tutti, di tutto il territorio. Vuol dire coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse locale, delle associazioni, che anche qui mai per non volontà, ma sempre perché è un ostacolo a volte, è difficile pensare come li coinvolgo. E allora il fatto di averli coinvolti in un processo rende più semplice continuare a coinvolgerli. Quindi i tempi, adesso rispondo però alla domanda, allora i tempi dei nostri contratti di fiume, nessun contratto di fiume si è esaurito. Anche perché sarebbe improbabile pensare che un territorio abbia risolto tutti i suoi problemi. Diciamo che teoricamente, se ci fossero sufficienti risorse, quantomeno umane, perché secondo me la parte forte, lo zoccolo duro del contratto di fiume sono le risorse umane e la volontà politica, anzi,
prima la volontà politica e dopo le risorse umane, perché quelle vengono anche se c'è la volontà politica, dedicate, se non completamente, comunque che se ne occupi, no? Allora sarebbe buona cosa avere dei cicli, diciamo, di revisione, così come prevedono le linee guida, che sono tendenzialmente di 3 anni, successivi alla firma. Quindi il discorso che si faceva prima, ci vogliono comunque anni per arrivare alla firma. Poi chi è molto bravo, perché appunto ha una volontà politica, ha delle risorse umane e anche qualcosina di economico che non guasta, per arrivare alla firma in modo corretto, avendo coinvolto tutti, eccetera, magari ci può mettere 2 anni, ecco, proprio per dare un'idea. Magari molto di più, perché abbiamo situazioni in cui sono anni e anni che lavoriamo sui contratti, ma non avendo le risorse umane, noi per primi, e i comuni, assolutamente, spesso, e magari, diciamo, non sono ancora strumenti così tanto compresi, e quindi la volontà politica spesso non è così forte, magari in alcuni territori ci vuole molto più tempo. Il fatto è che nel momento in cui si firma un contratto di fiume, non si finisce il contratto di fiume, si inizia. Cioè, quello è il momento in cui si parte, perché parte l'attuazione. Poi l'attuazione vuol dire cerco di, dopo aver individuato le mie volontà territoriali, cioè quali sono le priorità, le criticità che voglio risolvere, come le voglio risolvere, a volte facendo dei tavoli di lavoro, a volte non si tratta di risorse economiche, quanto di decidere che ci si parla, si mette intorno a tavolo. Si mettono intorno al tavolo tutti gli enti coinvolti in una problematica che non è così banale, e non è assolutamente banale, è un'azione a costo, diciamo, zero, ma che può portare dei risultati enormi. E quindi piano piano vado ad attuarle, partendo ovviamente da quelle più fattibili, perché così quelle magari che possono essere meno prioritarie, ma che sono più fattibili, normalmente ragioniamo così, e via via che si trovano le opportunità, i finanziamenti. Si vanno anche ad affrontare le altre, ma poi in teoria la Regione Piemonte prevede nelle sue linee guida dei contratti che trovate sul sito del nostro, sia sul sito della Città Metropolitana sia su quello della Regione Piemonte, se volete dare un'occhiata, che danno un po' un'indicazione di come funzionano questi strumenti, dicono che ogni 3 anni bisognerebbe rifare il punto, rivedersi, cioè rivedersi, ci si rivede più spesso, però rivedere un attimo il piano d'azione, dire cosa è stato fatto, che cosa ha ancora senso, cosa dovrebbe ancora essere fatto e via così, e ridefinire eventualmente, ricorreggere il tiro. Però Sì. capite che questo passo si va avanti di molti anni, però ritengo davvero che al di là della soluzione di tutte le azioni, sia proprio questa abitudine che si crea a lavorare insieme che può cambiare davvero il territorio. Visto che altre domande, forse Lara, è vero che ci sono altre domande, eppure Sì, lascio. confermo. Ci chiedono, si può pensare al contratto di fiume ad una forma più soft della costituzione di un parco fluviale meno vincolante per il territorio? Assolutamente sì. Nel senso che un parco, soprattutto se è un'area naturale protetta, ha dei vincoli, ha un piano, d'area, che è anche sovraordinato rispetto alle, piani, rispetto alle azioni e ai piani regolatori dei comuni e quindi pone delle indicazioni in termini di tutela e valorizzazione molto, molto spesso stringenti, anche un'occasione importante però per i territori per costruire sviluppo e per valorizzare anche dal punto di vista socio-economico il proprio territorio. Il contratto di fiume certamente consente di ragionare a scala vasta insieme. Definendo una strategia comune fatta di obiettivi, di azioni e di possibili progettualità da rendere concretamente operative, senza bisogno dell'istituzione formale di un'autorità di gestione. E quindi questo rende molto più snello il processo, ma rende anche possibile che sviluppare delle progettualità simili forse in alcuni casi a quelle che si sviluppano di tutte le valorizzazioni del territorio, messa in sicurezza, sviluppo locale sostenibile, simili a quelle che normalmente stanno al centro, valorizzazione della fruizione anche di un'area naturale protetta. Quindi abbiamo dei temi simili e certamente una maggior semplicità di carattere organizzativo
e meno vincoli, proprio perché si sceglie di lavorare insieme e si portano avanti delle iniziative comuni. Nel caso della scultura, per esempio, al di là del piano delle compensazioni ambientali, che aveva una finalità molto legata ai temi della valorizzazione della biodiversità, penso al progetto dello Sturing, una rete di pista ciclabile oppure Vela, Veneria Lanzo, reti di piste ciclabili per la fruizione dei territori che nascono nell'ambito del contratto di fiume e che costruiscono un progetto di sinergia tra i territori che sicuramente li potrà aiutare a supportare le scelte della cittadinanza anche di mobilità sostenibile, a migliorare la fruizione, la vita nei momenti di svago, come si può fare in un'area parco, ma in maniera molto più fluida, molto più snella. Grazie. Grande sì per quello. Ringraziano. Se ci sono altre domande, siamo a disposizione. Altrimenti, se non ci sono altre domande, non so Gianna se vuoi aggiungere qualcosa. Volevo approfittare per dire, appunto, visto che c'erano un po' di domande sul tema dei contratti di fiume, che sul nostro sito della città metropolitana di Torino, alla sezione Ambiente e Risorse Idriche, trovate tutte le informazioni comunque molto dettagliate su quali sono i contratti di fiume, ma anche riferimenti normativi, le linee guida, e ovviamente potete assolutamente contattarci se avete necessità o curiosità o la volontà comunque di intraprenderla. Io volevo solo aggiungere una cosa rispetto all'ultima domanda, sulle aree protette. Vorrei solo porre un'attenzione, un alert legato al fatto che non l'abbiamo detto, però i contratti di fiume sono strumenti volontari. Volontari significa sia che chi le intraprende non è obbligato a farlo, perché ovviamente è una scelta politica di un territorio, sia che le azioni che inserisce nel proprio piano d'azione e il contratto che firma, come dire, e il rispetto di quanto ha firmato alla fine è volontario. Questo preclude il fatto che ci sia una responsabilizzazione degli attori dei comuni enorme, nel senso che noi probabilmente non siamo abituati ancora a ragionare in questi termini. Per cui sono convinta che andando a lavorare in un senso del genere, cioè volontaristico, si sviluppi la responsabilità. Per cui rispetto all'istituzione di un'area protetta, che comunque per quanto mi riguarda, in quanto naturalista, non posso che dire che sia fondamentale in alcune situazioni, perché al di là dei, come dire, degli attori territoriali che intendono proteggere l'area, ci sono un'altra serie di soggetti che invece non hanno assolutamente questa intenzione e quindi va protetta da quelle persone e non magari dal comune virtuoso che di per sé vorrebbe fare di tutto. Quindi ovviamente l'istituzione di un parco o di un'area protetta comunque rimane in alcune situazioni, chiaramente territoriali di particolare pregio, molto importante. Però appunto lo strumento del contratto di fiume ritengo che possa dare un quid in più, che possa dire questo territorio cerca di trovare delle soluzioni anche di coinvolgimento, molto più complicate ovviamente, che non decidere che si pongono dei vincoli, che sembra una cosa complicata, ma alla fine una volta che il vincolo c'è, invece prevede il fatto che si facciano delle scelte e si coinvolgano anche i cittadini in queste scelte, che non è affatto banale, non è affatto semplice, ma secondo me è un passo veramente avanti nel riconoscimento del valore del territorio. Quindi, ecco, sono due cose, secondo me, parecchio diverse, ma anche nel, come dire, anche nel concetto sono proprio notevolmente diverse. Con questo Sì, direi che se non ci sono domande.
Pienamente d'accordo con te, anche perché lavorando sulle aree protette, con le aree protette, anche quelle del nostro territorio, il loro ruolo è essenziale nelle situazioni in cui abbiamo dei valori rilevanti dal punto di vista della biodiversità, culturale e paesaggistico, e non devono essere viste come portatrici di soli conflitti, perché poi portano grandi benefici ai territori di cui fanno parte. Esatto. Grazie, grazie a entrambe e a questo punto ringrazio tutti i partecipanti. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è in programma per giovedì 8 ottobre. Comunque i prossimi appuntamenti del progetto saranno tutti di giovedì, quindi potete, se avete piacere, potete iniziare a segnarvi l'appuntamento. Il prossimo giovedì appunto interverrà il direttore del Consorzio Forestale Alta Val di Susa, Alberto Dotta, con una lezione sulla metodi sostenibili di gestione e manutenzione del territorio. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima lezione. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Buonasera.